Allora, buonasera a tutti. Questo è il quarto incontro di un ciclo di conversazioni sulla salute che è stato organizzato qui allo Zenzero da parte del Circolo Zenzero stesso e da parte di Eco Istituto Genova Reggio Emilia. E fra l'altro contiamo, ecco, poi daremo informazioni migliori, di proseguire questi incontri anche nel prossimo anno e ci saranno informazioni sui siti di Zenzero e di Eco Istituto. Allora, nei precedenti tre incontri, che quindi abbiamo già avuto tre incontri, è stato affrontato con diversi punti di vista, diverse prospettive, il tema del nuovo modello di cure primarie, che è incentrato, come sapete, sulle case della comunità, che a loro volta sono delineate e descritte nel decreto ministeriale 77 del 23 maggio del 2022 e naturalmente anche nel piano socio-sanitario regionale, che per certi aspetti copia, insomma, alcuni punti del decreto ministeriale 77, senza peraltro dare ulteriori indicazioni di tipo applicativo, realizzativo, come sarebbe da attendersi in un piano socio-sanitario di livello regionale. E quindi per noi, nell'organizzare questo ciclo di conversazioni, un punto fondamentale è sempre stato la difesa del Servizio Sanitario Nazionale pubblico rispetto a alcune minacce che attualmente tutti siamo in grado di sapere e di conoscere, che ne come dire, minano un po' il futuro. Tant'è vero che il ciclo di conversazioni si chiama Chi ci curerà domani? Perché c'è un fondato dubbio su questo, soprattutto rispetto alle persone più fragili, diciamo così, ecco. E allora, negli incontri precedenti finora abbiamo più che altro rivolto l'attenzione al ruolo del medico di medicina generale, che naturalmente è importante, ma non ci siamo limitati alla realtà ligure o genovese. Abbiamo anche cercato di attingere da altre esperienze di altre regioni, in particolare l'Emilia-Romagna e la Toscana. Allora, queste esperienze extraregionali ci hanno dato modo di conoscere dei percorsi molto interessanti e innovativi rispetto alla nostra realtà ligure, nel campo delle cure primarie, mi riferisco, non nel campo ampio della sanità, nel campo delle cure primarie. Esperienze innovative sia in Toscana sia in Emilia-Romagna. Che esperienze che secondo noi presentano dei vantaggi, sia per la risposta che riescono a dare ai bisogni della popolazione, ma anche per una maggiore professionalità e soddisfazione professionale degli operatori, che è un motivo molto importante, perché a volte gli stessi operatori sanitari possono essere demotivati da una routine, da un'organizzazione insoddisfacente, eccetera. Quindi ci tengo a sottolineare che il criterio che ci muove, no, che ci, è quello dei motivi tecnico-professionali e non ideologici. Cioè, noi sosteniamo, almeno siamo convinti, della bontà del modello delle cure primarie delineato nel decreto ministeriale 77, purché applicato a dovere, per motivi tecnici e professionali, tecnico-professionali. Ecco, però abbiamo anche visto che questi percorsi innovativi stentano a trovare un consenso convinto e una possibile applicazione, ancorché solo a livello sperimentale, nella nostra realtà. Abbiamo notato una certa perplessità da parte di alcuni operatori e di alcune istituzioni che abbiamo contattato e che sono state presenti anche qui. In sostanza c'è poca fiducia che questi modelli possano essere applicati anche in Liguria e quindi a Genova. Pur avendo noi
cercato di far vedere che questi modelli venivano applicati, cioè non erano solo modelli teorici, venivano applicati, vengono applicati in altre realtà. Ecco, ora, rispetto a queste prime tre incontri, questo di oggi invece è incentrato sulla figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, che è un altro importante, importantissimo protagonista di quella realtà che noi auspichiamo che possa trovare realizzazione, che è la casa della comunità. Perché la casa della comunità si basa, ha come principio fondamentale quello della collaborazione degli operatori, delle diverse figure professionali, in una equipe multiprofessionale che dovrebbe essere costituita sia nella casa di comunità hub, cioè quelle principali, sia nelle case di comunità spoke. Quindi dovrebbe progressivamente non essere più contemplato l'agire del medico di medicina generale come monade, come operatore isolato che ha il suo rapporto con i suoi pazienti e lo gestisce in autonomia professionale, no? Naturalmente l'autonomia professionale è sempre rispettata, ma all'interno di un'equipe multiprofessionale che arricchisce molto il lavoro. Allora, io ho finito e volevo però solo, prima di lasciare la parola, vedere quello che dice il decreto ministeriale 77 sulla figura dell'infermiere professionale, dell'infermiere di famiglia e di comunità, perché è molto indicativo. C'è un riquadro riassuntivo, poi lo potremo o lo potranno naturalmente espandere, ma dice l'infermiere di famiglia o comunità è la figura professionale di riferimento che assicura l'assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo l'integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti, e ponendo al centro la persona. L'infermiere di famiglia o comunità interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità, formali e informali. L'infermiere di famiglia o comunità non è solo l'erogatore di cure assistenziali, ma diventa la figura che garantisce la risposta assistenziale all'insorgenza di nuovi bisogni. Quindi c'è anche questo aspetto di medicina di iniziativa, no? Cioè non stare lì ad aspettare che qualcuno venga a rappresentare i propri bisogni, no? Quindi dice appunto questo, garantisce la risposta assistenziale all'insorgenza di nuovi bisogni sanitari espressi e potenziali, perché c'è anche un bisogno non espresso, cioè a volte le persone hanno effettivamente dei bisogni sanitari di cui non sono neanche consapevoli. Ci sarebbero tanti esempi, ma adesso non mi dilungo su questo. E quindi bisogni sanitari espressi e potenziali che insistono in modo latente nella comunità. È un professionista con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute. È coinvolto in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità all'interno del sistema di assistenza sanitaria territoriale nei diversi setting assistenziali in cui essa si articola. Quindi lo standard che prevede il DM è un infermiere di famiglia o comunità ogni 3.000 abitanti. Ecco, io ho concluso la mia introduzione e quindi lascio la parola alla dottoressa Cinzia De Leo, che è dirigente delle professioni sanitarie dell'ospedale Sanremo Imperia ed è anche socia di Eco Istituto Genova Reggio Emilia, con cui ci conosciamo da anni, abbiamo fatto diverse cose. Ecco, e quindi Cinzia De Leo modererà l'incontro e vi presenterà gli altri relatori. Chiudo dicendo, chiedendo a tutti i relatori di rimanere nei tempi previsti, cioè una quindicina di minuti. Io darò magari un segnale 2 o 3 minuti prima del
in modo da consentire poi gli interventi e le domande del pubblico, a cui teniamo molto, naturalmente, nella seconda parte della nostra conversazione. Ecco, quindi grazie e lascio la parola a Cinzia De Leo. Buongiorno a tutti. Tanto chiedo a Roberto se può mandare quelle poche slide che avevo fatto. Allora, intanto c'è un cambiamento, nel senso che tra i relatori non c'è la dirigente delle professioni sanitarie del distretto di Bordighera, perché ha avuto un infortunio, e manca e non c'è nemmeno la coordinatrice degli infermieri di famiglia e di comunità, Cinzia Ardiri, perché aveva un impegno. Quindi diciamo, presenti al momento sono il dirigente delle professioni sanitarie del distretto di Imperia e Roberto Pastorini. Sì, ho perso il video perché, scusate. Sì, mi confermi intanto la condivisione, si vede. Sì, aspetta perché non riesco più a vedere niente. Si vede la condivisione, sì. Vabbè, io non vi sto vedendo in questo momento, ma va bene lo stesso. Dunque, intanto prima descrivere un po' queste poche slide che ho elaborato, volevo fare così anche raccontarvi un attimino com'è la situazione della ASL 1 Imperiese, diciamo così, intanto ha un bacino di utenza di circa 208.000 abitanti. È un'ASL che si sviluppa lungo diciamo, la costa, ma anche nell'entroterra, ed è un'ASL di confine. Io come dirigente delle professioni sanitarie sono da poco arrivata in questa ASL perché ho iniziato a lavorare insieme anche a Boris Severino, che anche lui, pur essendo un dipendente da anni di questa ASL, è diventato dirigente come me nello stesso periodo. E quindi diciamo il mio è uno sguardo anche di una persona che ha appena iniziato a lavorare in una ASL nuova e quindi ha anche cercato di capire come poteva funzionare, ecco, come può funzionare. E appunto una delle caratteristiche di questa ASL è che si trova in una zona bellissima da un punto di vista paesaggistico e quindi sicuramente da questo punto di vista non c'è nulla da ineccepire. Ci sono poi chiunque però ci abiti o ci lavori deve fare i conti con una viabilità veramente molto molto difficile. E questa è una delle criticità che impatta su tutta la popolazione e anche sui dipendenti. Come ho detto, è un'ASL di confine, quindi è un'ASL che si trova proprio ai margini, diciamo, della Liguria e questa marginalità la si sente anche in termini di risorse, nel senso che io ho lavorato per lunghi anni a San Martino e mi rendo conto della differenza e mi rendo conto che qui anche lavorare in questa ASL bisogna essere molto più multitasking che in altre situazioni, proprio perché se pensate che per esempio in questo ultimo anno sono stati fatti circa 160 concorsi e molto spesso da questi concorsi per tutte le professioni sanitarie, ribadisco, non soltanto per i medici per i quali diciamo, la carenza si sente in modo prevalente. E l'adesione ai concorsi, tra l'altro, è anche piuttosto scarsa. Dal punto di vista della carenza medica, questo è uno dei grossi problemi di questa ASL. Tant'è vero che il ricorso all'esternalizzazione è evidente. Con tutte le criticità che si hanno quando si esternalizzano questo tipo di attività. Però d'altro canto questa ASL ha puntato tantissimo, secondo me, sulle professioni sanitarie. Io ho trovato dei professionisti molto responsabili, molto preparati e forse il fatto di essere un'ASL di confine, il fatto di trovarsi a lavorare in queste condizioni, la mia impressione è che anche le differenze tra professioni si
si sentano meno, che il riconoscimento delle competenze tra professionisti diventi l'elemento predominante, quindi che tu sia un medico, che tu sia un infermiere, che tu sia un fisioterapista, quando sei competente, sei valido, sei riconosciuto, aiuti e servi alla stessa maniera. Proprio per questo discorso del multitasking, diciamo così, probabilmente, come dire, mi sembra che ci sia nelle relazioni ci sia una parità che non ho trovato da altre parti. Dunque, la ASL 1 in Imperiese ha 6 dipartimenti ospedalieri, 3 dipartimenti sociosanitari. Non so se stai andando avanti con le slide perché in questo momento non ti vedo. Roberto? Dimmi te quando andare avanti, solo così almeno. Vai pure avanti, vai pure avanti. Poi, ecco, il territorio ha questa superficie, ci sono circa 66 comuni, i 3 distretti sono Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Come vedete, qui ci sono le età medie, si vede più o meno qual è anche diciamo, la percentuale, soprattutto dei pazienti over 65 è evidente, e la percentuale diciamo tra l'altro diciamo che la popolazione è una popolazione già la Liguria ha una popolazione con un indice di vecchiaia più alto della media italiana, sicuramente l'ASL 1 all'interno della popolazione di tutte le ASL è quella che ha la popolazione con un indice di vecchiaia più alto. L'altra ecco, appunto, chi è l'infermiere? Ecco, volevo dire, ora, al di là di questo mio intervento, è semplicemente servito per spiegare dove ci troviamo, ecco. Proprio ecco, la difficoltà dell'entroterra, della viabilità, eccetera, ha sicuramente determinato la necessità di investire su una figura come quella dell'infermiere di famiglia e di comunità. Quindi il problema grosso sono tutti questi paesini molto spesso disabitati con molte persone, nuclei familiari che molte volte sono composti da sono monofamiliari e sono molto spesso persone anziane. E quindi c'è assolutamente bisogno di trovare delle modalità per raggiungerli e per far sì che questi possano accedere ai servizi sociali e sociosanitari. Ecco, sull'infermiere di famiglia e di comunità dico poco perché vorrei che parlasse Roberto, che è quello che ha realmente, diciamo così, messo in atto questo tipo di esperienza. Sicuramente ultimamente sono state elaborate le linee di indirizzo di famiglia e di comunità nel novembre del 2023, che hanno un po' cercato di mettere un po' di ordine su tanti punti, no? Su quelli che erano gli elementi distintivi che potevano servire a migliorare l'utilizzo, il monitoraggio e la formazione di questo infermiere. Sicuramente, diciamo così, la famiglia di comunità in realtà così non nasce soltanto per occuparsi elettivamente di pazienti fragili o pazienti cronici. Diciamo che il suo focus è proprio la famiglia e la comunità. Diciamo che i tre interventi di cui lui diciamo, si occupa sono proprio questi, cioè nel senso che l'oggetto dell'assistenza è il paziente, la famiglia, la comunità. E tra l'altro la formazione alla presa in carico della famiglia è una formazione molto importante perché comunque anche l'approccio che si ha alla famiglia è molto diverso dall'approccio che si ha al paziente singolarmente. Quindi bisogna essere capaci di analizzare e di studiare quelle che sono le relazioni con dei modelli di riferimento che sono il modello Calgary, il modello Friedman ed altri modelli che sono imprestati in parte dalla sociologia, in parte dalla psicologia e che vengono insegnati nei master per infermieri di famiglia e di comunità. E tra l'altro, come dire, l'approccio alla famiglia prevede anche un approccio che non è solo tradizionale, nel senso che la famiglia a cui si fa assistenza
nucleo familiare, diciamo così, si autodefinisce, quindi non si considera la famiglia tradizionale in senso di come legami di sangue o così per come ci viene come presentata tradizionalmente. Quindi vengono, diciamo, ci sono molte sfaccettature anche nella formazione di questo infermiere. Appunto, e in più l'altra cosa che volevo dire rispetto a queste linee guida che sono state emanate nel 2023, è che appunto si dice che è molto importante, come dire, parlando di formazione, cercare di fare in modo, di formare, di avvicinare, diciamo, gli infermieri a questo tipo di formazione, quindi utilizzando già personale che lavora nelle ASL, che possono avere quindi, che hanno magari lavorato all'interno del territorio, che possono avere la motivazione per farlo, e anche per esempio infermieri che hanno la specialistica, quindi che non abbiano per forza un master specialistico da questo punto di vista, ma che poi magari vengano formati successivamente, e in più anche le ASL stesse, come la nostra, cerca di aiutare anche dal punto di vista economico gli infermieri che vogliono avvicinarsi a questo tipo di formazione. Magari poi su questo spero che magari Severino possa essere più preciso di me e possa dare delle indicazioni. Niente, lascio la parola a Roberto, anzi direi prima a Severino e poi a Roberto, così sentiamo da loro l'esperienza che è avvenuta in questa ASL. Allora, grazie Cinzia, grazie per l'invito a tutti. Buonasera, per chi non mi conosce, Severino Borri, sono infermiere, oggi, come diceva Cinzia, dirigente delle professioni sanitarie e vi ringrazio per l'ottima, insomma, per l'invito che mi avete fatto, l'opportunità, per far conoscere un pochino di più l'infermiere di famiglia e comunità nel nostro contesto. Una figura sicuramente nuova, molto importante, ma passerei ora la parola al mio collega Pastorino, perché lui ci illustrerà come infermiere di famiglia, diciamo, quali sono le basi per poter esercitare l'infermieristica all'interno di una comunità e della famiglia. Dopodiché, magari con me discuteremo un pochino di più degli aspetti gestionali, dei problemi anche organizzativi che si incontrano nell'introduzione di questa nuova figura all'interno del sistema sanitario regionale. E quindi passo la parola al collega Pastorino. Grazie, a dopo. Grazie, buonasera a tutti. Sono Roberto Pastorino, infermiere di famiglia e comunità. E, niente, ho 55 anni, ho intrapreso questa nuova avventura dopo una carriera, diciamo, improntata prima sull'emergenza sanitaria, successivamente sulle cure domiciliari e poi mi è stata offerta questa opportunità dall'azienda ASL 1 di frequentare un master infermieristico di primo livello universitario per infermieri di famiglia e comunità. E quindi mi sono, diciamo, masterizzato, come si dice, nel 2022 insieme a altri 17 colleghi dell'ASL 1. E diciamo che da maggio ho iniziato a effettuare, appunto, proprio a praticare la professione dell'infermiere di famiglia sul distretto 1 Ventimigliese. Diciamo, il distretto 1 Ventimigliese è un distretto abbastanza, come diciamo, la Liguria è tutta comunque un territorio impervio, soprattutto nelle aree interne sono aree che comunque prevalentemente ormai in via di spopolamento,
diciamo che i servizi principali sanitari sono prevalentemente improntati e situati sulla costa, soprattutto per quanto riguarda il distretto numero uno. I principali servizi sanitari sono su Ventimiglia e su Bordighera. Peraltro adesso l'ospedale di Bordighera sta effettuando una complessa privatizzazione, comunque sta cominciando ad essere comunque un difficoltoso, soprattutto per le popolazioni che vivono nell'entroterra, raggiungere i principali servizi sanitari. Vuoi per comunque, come diceva anche la dottoressa De Leo, perché comunque le strade sono di difficile percorrenza, i servizi pubblici sono pressoché assenti, comunque anche raggiungere semplicemente da Castelvittorio, che è il paese più lontano del territorio ventimigliese, a Ventimiglia, una corriera passa dopo un'ora e mezza o barra 2 ore, ed è difficile comunque, soprattutto per la popolazione anziana che magari ha difficoltà a guidare, ha difficoltà a trovare comunque un passaggio da raggiungere i servizi sanitari. E noi come infermieri di famiglia siamo nati pronto per cercare di raggiungere queste persone e cercare di dare una mano come infermieri di famiglia a migliorare le cose. Che cosa, diciamo che le politiche sociosanitarie stanno sempre più orientando verso un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che non aspetta il cittadino. Dalla sanità di attesa si cerca di arrivare ad una sanità di iniziativa, ovvero non è l'ospedale che aspetta il paziente, è il sanitario che raggiunge il paziente e cerca comunque di dare una risposta affinché la malattia cronica non venga al fine di prevenire comunque il peggioramento della cronicità. E quindi, pertanto, in questo contesto, l'infermiera di famiglia arriva a stratificare un po' la fragilità delle persone. Fragilità intesa come comunque, soprattutto per quanto riguarda la malattia, la cronicità e la malattia cronica, e evitare che questa malattia peggiori. Quindi noi come infermieri di famiglia tendiamo a prendere in carico, su segnalazione sempre comunque del medico di medicina generale che rimane il responsabile clinico del paziente, a prendere comunque in mano la situazione e fare un po' da trade union tra il medico di medicina generale e tutta l'equipe multidisciplinare presente sul territorio, che vuole essere comunque il fisioterapista che va a casa, le cure domiciliari che effettuano un intervento di tipo prestazionale e comunque, cioè, di fare comunque un'unione tra queste figure, tra questi attori del territorio e insieme, in collaborazione sempre comunque, col medico di medicina generale. Ovvero noi cerchiamo di essere, non vogliamo sostituirci al medico, vogliamo essere comunque come professionisti, essere gli occhi anche del medico e quindi il nostro obiettivo è comunque il benessere del paziente, la prevenzione delle riacutizzazioni, la diminuzione dei ricoveri impropri, anche gli accessi impropri in pronto soccorso e quindi evitare che
comunque gli ospedali, soprattutto in un territorio dove la difficoltà di raggiungere di raggiungere l'ospedale, di raggiungere gli ambulatori, e noi cerchiamo appunto di essere comunque, avvicinarci al paziente, quindi di fare un tipo di assistenza di prossimità. Come avviene la presa in carico? La presa in carico avviene sempre su segnalazione del medico curante. Il medico curante ci segnala il paziente che ha come assistito. Ci segnala il paziente come l'assistito. Noi attraverso comunque la centrale operativa territoriale, che è comunque presente nella casa di comunità, dove sono presenti degli infermieri, telefonano, fanno praticamente impostano un appuntamento per il primo accesso, e il primo accesso e il suo appuntamento avviene compilando comunque avviene dal paziente, e diciamo che noi ci prendiamo in carico di tutta, non solo del paziente, di quello che può essere comunque i familiari o i caregiver formali o informali, intesi come caregiver informali, che può essere l'assistente familiare, la badante, oppure diciamo il figlio che vive con il papà, o piuttosto che con la mamma. C'è da dire una cosa, che comunque l'invecchiamento è sì è un fenomeno complesso, che non può essere affidato soltanto all'età cronologica. Quindi principalmente noi ci occupiamo di over 65, comunque di malati cronici che sono comunque over 65 anni. Però, come dicevo, l'età cronologica non è sempre comunque un come si dire, un indicatore di malattia. Diciamo che noi possiamo incontrare persone di 85 anni che sono in grado di gestire benissimo le sfide della vita, come possiamo trovare persone di 65 anni che invece in condizioni di declino funzionale sono particolarmente fragili. Quindi noi cerchiamo un attimino di capire e di iniziare a capire attraverso il primo accesso di che cosa queste persone hanno bisogno. Per cercare di capire queste cose, noi ci avvaliamo soprattutto al primo accesso, di schede di screening, fra cui adesso ve la posso condividere questa, così magari ci riusciamo a capirci meglio. Allora, scusate che devo chiudere. Condividiamo questo. Riusciamo a condividere. Ok. Ok, va bene. Vedete tutti? Ok. Sì, va bene. Allora, vabbè, questo è un pochettino quello che abbiamo detto fino adesso, allora poi parlo anche. Diciamo che al primo accesso noi ci avvaliamo di schede di screening. Allora, la presa in carico come avviene? Intanto come dicevo, con un colloquio con l'utente, con i familiari, caregiver. Quindi è la raccolta di un consenso per quanto riguarda la privacy e comunque tutte le cose previste riguardo la presa in carico. Poi avviene una compilazione di un questionario,
Principalmente il questionario dell'IFET infermieristico, che è una raccolta di dati che riguarda un po' la sfera personale, le informazioni sul tipo di abitazioni dove vive il paziente, la rete sociale, quindi caregiver formali, informali, vicinato, eccetera, eccetera, le malattie. Principalmente le principali malattie che possono essere comunque la malattia cronica prevede soprattutto diabete, problemi cardiaci, problemi broncopolmonari, broncopneumatia cronica ostruttiva, eccetera, eccetera. Gli stili di vita, insomma, si raccoglie tutta questa serie di informazioni fino ad arrivare appunto anche alla raccolta dei parametri, che sono i parametri vitali, la pressione arteriosa, eccetera, eccetera. E poi uno strumento molto importante che noi utilizziamo è questa scheda Sanfrail. Sanfrail Toll praticamente è una scheda che è stata già utilizzata nell'ambito, come diceva prima la dottoressa De Leo, nell'ambito del processo consenso. Ed è praticamente una scheda che genera degli alert, non è proprio un vero strumento diagnostico. È una scheda che, composta da 9 item che riguardano la sfera biologica, sociale e psicologica, tra cui appunto l'assunzione di farmaci, la perdita di peso, eccetera, eccetera. Ecco, Diciamo. scusate, volevo ricordare che mancano 4 minuti alla fine del tempo, Va grazie. bene, grazie. Non ho preso. Comunque, questa scheda ci genera dagli alert, che poi attraverso questi alert noi andremo a somministrare ulteriori schede che riguardano un po' la valutazione multidimensionale. Questo perché? Perché comunque intercettare la fragilità è molto importante in questo senso, perché intercettando la fragilità noi andremo poi a evitare la caduta nella disabilità, perché finché un paziente è fragile possiamo comunque riuscire a gestirlo. Se il paziente è fragile, finisce nella disabilità, avrà poi ulteriori comunque complicanze per quanto riguarda comunque complicanze assistenziali. Noi quindi cerchiamo attraverso queste schede di evitare la caduta nella disabilità e quindi evitando, comunque comunicando attraverso il medico curante, cerchiamo di andare a effettuare degli accertamenti ulteriori e quindi di comunque di prendere in carico sia dal punto di vista sanitario, sociale, il paziente. Abbiamo molti, nella casa di comunità abbiamo a disposizione anche un assistente sociale che comunque molto spesso effettua degli accessi congiunti e quindi in questo senso l'assistente sociale ci può aiutare anche dal punto di vista assistenziale collaborando con i servizi sociali territoriali. Aiutare comunque il paziente all'assistenza dal punto di vista, come potrebbe essere ad esempio un'assistenza di tipo, abbiamo diversi esempi, tipo gli assistenti sociali possono inviare un aiuto domiciliare per quanto riguarda la preparazione dei pasti, la pulizia della casa, oppure il paziente non può muoversi, può andare a dare una mano a fare la spesa, la consegna dei farmaci, eccetera, eccetera.
Diciamo che noi comunque infermieri di famiglia sul distretto ventimigliese abbiamo già preso in carico circa 600 pazienti. Noi siamo in 13, operiamo nella casa di comunità di Bordighera, che è adiacente all'ospedale, e niente, visto che il tempo ormai stringe, se avete delle domande posso cercare di rispondere, se no il dottor Borri forse può essere più esaustivo di me per quanto riguarda la parte territoriale di Pieve di Teco, ecco, che è più forse nata come area interna disagiata ed è molto più lontana di quanto riguarda il nostro distretto. Non so, sono rimasto nei tempi oppure vado avanti? Grazie No, no, Roberto, va bene, grazie, sì. farei moderare alla nostra collega Cinzia se vuole aggiungere qualcosa, poi sono disponibile, pronto. Cinzia, vuoi intervenire? Cinzia, hai il microfono spento? Microfono spento. Mi sentite? Adesso va Sì, ora sì. bene, sì. Ok, no, dicevo che a un certo punto cioè, mi si è interrotta la comunicazione, quindi non ho sentito tutta la relazione di Roberto Pastorino. Comunque, se Severino vuole raccontarci l'esperienza da un punto di vista organizzativo, come è stato scelto, perché è stato appunto deciso di iniziare in una zona piuttosto che un'altra, con quante risorse, appunto come si è cercato di sensibilizzare gli infermieri come dire, a fare questo master, perché comunque i master di infermieri di famiglia di comunità, come tutti i master, costano e quindi a me interesserebbe che Severino ci spiegasse anche meglio anche la difficoltà che c'è stata e che c'è nel reperire, diciamo, questo tipo di risorsa, come in generale purtroppo ultimamente accade anche per gli infermieri, perché non dimentichiamoci che c'è una diminuzione del numero degli infermieri che si avvicinano cioè una diminuzione delle persone che appunto fanno il corso di laurea in infermieristica. Dici Severino. Sì, grazie Cinzia e grazie Roberto, insomma, perché ci hai rappresentato l'esperienza degli infermieri di famiglia sul distretto di Ventimiglia. Sicuramente è un'esperienza importante che è nata quest'anno, nel 2023, e abbraccia tutto il distretto di Ventimiglia. Quindi è importante capire che nella SLUNO, sul distretto di Ventimiglia, dalla costa all'ultimo comune più nell'entroterra, diciamo, c'è il servizio degli infermieri di famiglia. Per quanto riguarda l'esperienza invece che abbiamo iniziato sul distretto di Imperia, che è il distretto numero 3 imperiese, nell'area svantaggiata dei comuni dell'Alta Valle Arroscia, l'abbiamo iniziata successivamente, quindi è partito prima Ventimiglia, poi siamo partiti noi. Benché il nostro progetto attingesse da un progetto finanziato o cofinanziato dal Ministero, proprio per le aree svantaggiate interne e montane, perché parliamo di una comunità, anche una comunità montana. Il comune centrale è Pieve di Teco e poi ci sono 7 comuni limitrofi e sono tutte zone svantaggiate con una popolazione molto bassa e prevalentemente una popolazione anziana, laddove poi, invece, come diceva Roberto, non ci sono tanti anziani ci sono nel paese più grande che è Pieve di Teco, anche dei nuclei familiari, c'è una scuola, insomma ci sono dei servizi un pochino più importanti, però ci sono anche tante fragilità in persone che hanno meno di 65 anni. Quindi è importante anche capire che l'infermiera di famiglia abbraccia tutte le età da zero fino a fine vita. Poi gli Certo. obiettivi che assegna il decreto ministeriale 77 sono della presa in carico di almeno il 10% delle persone over 65, ma questo non esclude tutta la comunità e quindi l'altra parte della popolazione residente. Io vorrei fare brevemente
diciamo, una rappresentazione di quello che è l'infermiere di famiglia, di quello che dovrebbe essere, di quello che stiamo cercando di portare avanti proprio all'interno della SLUN Imperiese. Allora, l'obiettivo, o uno degli obiettivi più importanti dell'infermiere di famiglia, è quello di operare rispondendo ai bisogni di salute della popolazione adulta, pediatrica, come dicevo prima, di uno specifico ambito territoriale. Nel nostro caso l'Alta Valle Arroscia, perché il nostro nucleo è composto da 5 infermieri e abbiamo iniziato 4 mesi fa proprio in riferimento a questa porzione di popolazione del distretto 3 di Imperia. Può operare l'infermiere di famiglia con modelli assistenziali di cure primarie molto diversi per le diverse caratteristiche del contesto territoriale. Qui dobbiamo inserire quello che è un concetto fondamentale delle cure territoriali, ovvero l'integrazione in equip e con tutti i servizi che sono già attivi sul territorio presidiato, ma con quelli che saranno attivati proprio seguendo il decreto ministeriale 77. Le case della comunità a Pieve di Teco stanno ultimando i lavori per definire un luogo proprio fisico come casa della comunità, dove saranno offerti dei servizi in collaborazione con l'ASL, quindi servizi del sistema sanitario regionale, servizi di medicina generale, quindi il medico di famiglia, servizi sociali in collaborazione con gli assistenti sociali del comune, centrali operative territoriali, queste che vengono definite COT, sono un altro anello importante della catena territoriale, ma oggi non è diciamo l'argomento della giornata. Poi ci sono unità di continuità assistenziali, che sono unità costituite da un medico e un infermiere, circa una ogni 100.000 abitanti, e che servono per gestire alcuni casi a domicilio, sempre che hanno necessità magari di una visita dove il medico di medicina generale in quel momento non può arrivare. Un altro anello della catena è l'ospedale di comunità. A Imperia sarà di prossima apertura presso il presidio ospedaliero di Imperia con 20 posti letto, che è una struttura chiamato ospedale di comunità, dovrebbe essere una specie di cuscinetto tra l'ospedale per acuti e l'inserimento del paziente dopo magari una fase acuta in una struttura più dedicata, che potrebbe essere non solo l'RSA o l'RP, ma anche, e prevalentemente dovrebbe essere l'obiettivo generale, il domicilio. Quindi reinserire il paziente a domicilio quando non ha più bisogno dell'ospedale, ma ha ancora bisogno di un po' di assistenza di un certo livello. Le reti delle cure palliative territoriali, l'assistenza domiciliare integrata, servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie. Telemedicina entra nel decreto ministeriale 77, prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. L'infermiere di famiglia di comunità, quindi, è uno di questi tasselli. È importante che tutta la popolazione comprenda che nessuno di noi all'interno delle cure primarie territoriali, della medicina d'iniziativa, quindi di tutto quello di cui stiamo parlando oggi e dell'infermiere di famiglia, può operare svincolato da questa catena, no? È proprio una presa in carico globale per cercare di trovare la migliore soluzione possibile con le risorse disponibili in quel territorio, in quel momento, per i bisogni espressi o inespressi del paziente. I livelli di intervento dell'infermiere di famiglia. Abbiamo un livello individuale e familiare, attraverso interventi diretti e indiretti, che hanno come destinatari le persone, la famiglia, le persone di riferimento, la comunità in cui operano. Un livello comunitario attraverso azioni rivolte anche diciamo di carattere preventivo, di carattere educazionale, con incontri che possono essere organizzati, liberi, a libera partecipazione, all'interno di strutture, quindi all'interno delle scuole, all'interno delle aggregazioni, delle piccole comunità, dove l'infermiere di famiglia si inserisce non solo per farsi conoscere, ma si inserisce anche per cercare di promuovere modelli di gestione della cronicità con le risorse disponibili, come dicevo
prima, le competenze che deve avere l'infermiere di famiglia e comunità, e qua bisogna fare un distinguo. Ogni infermiere oggi laureato con 3 anni, quindi diciamo la nostra è un percorso formativo universitario, si consegue la laurea dopo 3 anni, poi si può scegliere anche di proseguire e ottenere la laurea magistrale, ma dicevo, l'infermiere laureato ha la possibilità già di operare come infermiere di famiglia e comunità. La scelta della SLU Imperiese è stata quella di contribuire anche economicamente in collaborazione con l'Università di Genova per formare questi infermieri sul percorso specifico attraverso un master universitario. È stato organizzato, l'ASL ha compartecipato economicamente per quanto riguarda la spesa universitaria e una parte però è stata pagata dal singolo infermiere che motivato voleva cercare di approfondire le proprie conoscenze, competenze ed arrivare quindi ad affrontare questa nuova figura, questo nuovo modo di pensare soprattutto, ma anche di lavorare, ottenendo un percorso formativo certificato dall'università e quindi il master in infermiera di famiglia. Ok. Io direi che insomma, più o meno ci siamo detti Sì, tutto. abbiamo detto più o meno le cose Ecco, le cose importanti. principali. Lascerei spazio alle domande. Aggiungo solo che appunto, sono 4 mesi che su Pieve di Teco stiamo operando con 5 infermieri di famiglia. Abbiamo circa 160 persone e un centinaio di nuclei familiari presi in carico. Ovviamente, che cosa succede nella fase che possiamo definire, se vogliamo, di start-up, quello che il signor Zenzero, se non sbaglio, scusi, non mi ricordo Il chi è che ha circolo Zenzero, il il circolo circolo Zenzero. Zenzero. Io Ecco, sono lei, Claudio, ecco, Claudio il signor Culotta. Claudio, mi scusi, il signor Claudio sostanzialmente diceva all'inizio, quello che dobbiamo conquistare è la fiducia delle persone. Perché introdurre una figura nuova che si interseca con il medico di medicina generale, con tutta l'equipe e gli altri servizi è molto difficile, soprattutto perché bisogna entrare nella casa della gente, delle persone. Però collaborando con tutti questi attori noi ci stiamo riuscendo egregiamente e una volta che si riesce a entrare nella casa delle persone si conquista la fiducia e si riesce effettivamente a portare a casa dei risultati. Quindi l'introduzione dell'infermiera di famiglia e comunità deve essere fatta con ottimismo da parte di tutti, non solo degli operatori. Ovviamente all'inizio si vedranno aumentare i servizi, le prese in carico territoriali che faranno emergere nuove fragilità dei pazienti perché tante persone non chiedono perché non conoscono, perché non hanno fiducia e quindi non accedono ai servizi che sono già disponibili. L'obiettivo di tutta l'equipe assistenziale è non creare nuovi bisogni assistenziali. Questo deve fare l'infermiere di famiglia, ma potenziare le autonomie residue del cittadino a domicilio, collaborando con tutte le equipe disponibili. Grazie, siamo disponibili per le domande. Ecco, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, Severino, Roberto. C'è un applauso giustamente qui da parte delle persone presenti. Dicevo, Severino, Roberto e Cinzia ci hanno fatto un quadro, pur nella brevità del tempo disponibile, è chiaro che ci sarebbero tante cose da approfondire e da dire. Un quadro comunque interessante, ecco, nella complessità di quel territorio, che ovviamente è diverso, per esempio, dal territorio metropolitano genovese, però anche noi a Genova sono 6 distretti, alcuni di questi distretti sono urbani, diciamo, e quindi con le caratteristiche della città, ma altri hanno anche un profondo entroterra montano e che quindi per certi aspetti tende un po' a somigliare a quello che è stato descritto nella ASLA di Sanremo Imperia.
e per esempio hanno quindi oltre a una parte urbana magari numerosi comuni, piccoli comuni, montani spesso, che sono soggetti a processi di abbandono, di spopolamento, ma comunque sono disagiati per trasporti e per presenza di servizi. Allora, io ringrazio quindi veramente tutti, però adesso se il pubblico qui in sala desidera qualche approfondimento o fare qualche commento o ulteriore intervento, invito gli amici qui presenti a venire qua, così c'è il microfono e possiamo... Claudio, sono Maria Teresa, posso sì. chiedere una cosa? Certo. Io ho trovato molto interessante il discorso di intercettare le fragilità per poter intervenire poi magari con gli assistenti sociali. E mi chiedevo come fate, no? Il discorso che faceva Roberto Pastorino, perché intercettare le fragilità di persone che magari non vengono a proporsi da soli, mi chiedevo come è possibile fare questa operazione. Se vogliamo restare un po' di più su questa cosa, grazie. Sì. E rispondo io, va bene? Sì, sì, penso, sì, sì. Okay. Credo che lui avesse già parlato del questionario e del Sonfrail Tool. Sì, però ne stava parlando ed è stato un po' tirato su. È stato tagliato, ma giustamente forse era la parte più interessante. Sì, è stato un po' tagliato per il tempo mentre parlava proprio di questo, no? Allora volevo rinvitarlo a completare il discorso. Allora lasciamo la parola a Roberto. No, appunto, sì, dicevo appunto intercettare la fragilità. Intanto volevo dire che la figura dell'infermiera di famiglia nasce proprio sul Genovese, in Liguria, attraverso il progetto Consenso. Ed è partito proprio principalmente in Val Trebbia, adesso correggetemi se sbaglio. Diciamo questo progetto che Community Nurse Supporting, adesso è un acronimo, Eldering in a Changing, no? Era proprio un progetto europeo che prevedeva comunque quello di istituire la figura dell'infermiere di famiglia nelle aree disagiate. Le aree disagiate che in Liguria sono state individuate soprattutto in Val Trebbia, di cui io, pur chiamandomi Pastorino, ho una scarsa conoscenza, perché vabbè, mio nonno di Masone, però la Val Trebbia l'ho solo sentita nominare. E niente, da questo progetto è stata proprio istituita, è stata creata questa scheda di screening appunto denominata Sonfrail Toll, che ha proprio appunto una scheda che viene effettuata dall'infermiere in 11-12 minuti, che non è lunghissima. Prevede, come dicevo, 9 item, da risposta dicotomica sì, no, e abbraccia tutta la sfera biologica, quindi di salute, sociale e anche economica. Adesso, se riesco, ve la faccio rivedere, così provo a ricondividere il tutto. Scusate, che io con Zoom sono un po'. Pure c'è la sintetica. Sì, verrà. Sono pochi item, quindi. Sì, sono pochi item, di cui appunto il primo riguarda un po' quello che è la polifarmacoterapia, cioè se il paziente assume
più di 5 farmaci al giorno, perché proprio l'obiettivo è cercare anche di ridurre un po' quello che è l'assunzione dei farmaci. Magari ci sono persone che assumono farmaci che hanno le stesse interazioni e quindi in accordo sempre con il medico curante, magari lo specialista gli dà una cosa, il medico curante gli dà un'altra, poi vanno a fare un'altra visita da qualche altra parte, gli danno qualche altra cosa, appunto di vedere come mai prende tutti questi farmaci, sono indispensabili o se si possono ridurre. Un altro è quello della perdita di peso, comunque perdita di peso che non vuol dire necessariamente che uno sia malato, magari non mangia perché non c'ha, gli fa male, non c'ha i denti oppure non gli fa male i denti e non c'è i soldi per le cure dentistiche, ecco. E qui, anche qui ci dà comunque un'impronta, no? Poi la terza domanda è appunto la condizione fisica, se è stato costretto a camminare di meno e quindi capire anche perché, scusate, ma c'è il bambino che mi sta Pietro, dai. Poi, vabbè, un'altra cosa importante è se è stato visitato dal suo medico di famiglia durante l'ultimo anno. Cioè, i medici di famiglia, soprattutto dopo la pandemia, sono un po' restii, no? Andare a domicilio del paziente. E quindi capire se sei lui che non l'ha chiamato, il medico non ci vuole andare perché comunque magari abita a Castelvittorio e non vuole andarci. Ecco, e diciamo che intercettare la fragilità, questa scheda ci genera degli alert. Da questi alert noi possiamo passare ad approfondire il perché. Approfondire come mai è successo questo. Roberto, ci puoi dire anche la parte, credo che ci sia anche un item economico, no? Dove si Sì, parla. Ecco, quindi. assolutamente. C'è cioè, l'ultimo è proprio diciamo anche quello più importante che aspettate che ve lo faccio vedere così se ci riesco. Ecco, adesso non so se riuscite. L'ultimo, ha avuto difficoltà economiche ad affrontare le cure dentarie e le spese sanitarie durante l'ultimo anno. Ecco, questo qua diciamo che è quello un po' più difficile da chiedere, ma ci dà comunque delle risposte. Come potete vedere, anche comunque sulla scheda ci sono anche gli interventi che l'infermiere di famiglia può fare, l'attivazione delle reti familiari, rilevamento dei parametri, l'attivazione dei servizi sociosanitari o altro, perché comunque soprattutto cioè, la parte economica, che comunque che è quello che rimane un po' il tabù, ecco, delle persone e dirci non ho i soldi per andare dal dentista, oppure no, non ho fatto la visita perché non potevo permettermela, ma anche perché adesso comunque molti sono resti a farsi curare o perché i tempi di attesa sono diventati, ma questo non è un problema solo della Liguria, anche in Emilia-Romagna, attraverso il sistema sanitario nazionale, o vuoi per la carenza di medici specialistici, vuoi perché comunque diciamo la popolazione anziana è aumentata, le liste di attesa sono aumentate in modo sproporzionato, tipo per avere una visita cardiologica, un ecodoppler, almeno in provincia di Imperia, si aspettano 6 mesi, si aspettano.
cioè, e diventa comunque un problema comune per tutti, perché cioè, aspettare 6 mesi per uno che ha bisogno di una visita specialistica, diciamo urgente, diciamo, non dico urgente che deve essere fatta immediatamente, perché comunque esiste sempre il sistema di emergenza sanitaria, ma però per uno che deve aspettare 6 mesi, molti chi se lo può permettere va a pagamento, va. E chi non se lo può permettere non la fa, oppure e noi allora, come casa di comunità, per i pazienti che abbiamo in carico, che abbiamo preso in carico, cerchiamo di agevolare questo percorso. Quindi magari riusciamo a farcela avere attraverso, comunque, chiediamo al medico curante di farci magari comunque una richiesta a 10 giorni, a 30 giorni, riusciamo a prenotarla in tempo, in meno tempo, ecco. Però adesso il problema principale, secondo me, è diventato proprio curarsi, perché Questo in genere, questo sta diventando un'odissea adesso anche prenotare un attacco. Ecco, abbiamo un'altra domanda, e grazie comunque della prima risposta. Abbiamo anche un'altra domanda da parte di Antonio Manti e poi di Gianfranco Porcile. Ecco, Antonio. E poi ho una domanda su YouTube. Buonasera, io vi ringrazio e ringrazio i relatori della ASL 1 perché è molto interessante le cose che ci hanno raccontato questa sera e vi ringrazio molto di questa vostra disponibilità. Io sono Antonio Manti del Circolo Zenzero che ha organizzato insieme all'Ecoistituto questo ciclo di incontri. Mi sembrava veramente utile le cose che ci avete detto perché voi facevate riferimento, per esempio, alla nostra Val Trebbia, che è una piccolissima parte del territorio dell'ASL 3, mentre mi sembra che nell'ASL 1 il servizio di infermieri di comunità e quindi non la singola figura riesce a coprire una parte ragguardevole del territorio, no? Cioè, il collega di Ventimiglia, se non ho capito male, il dottor Pastorino, ci raccontava come riescono a seguire circa 600 persone del loro distretto. Ci faceva vedere come della loro capacità di cogliere i problemi e i bisogni. Anche questi accenni che ci faceva nell'ultimo intervento sui bisogni economici, che sono in effetti bisogni che spesso limitano l'accesso alla salute. E quindi come capacità di cogliere i bisogni della cittadinanza, ripropone, come dire, l'importanza di questa figura professionale che diventa tramite vicino alla cittadinanza. Io vi volevo chiedere, ai colleghi dell'ASL 1, si parlava prima di tre nel distretto, se non ho capito male, di Ventimiglia, di 13 infermieri di comunità. Un numero, a me sembra notevole. Vi chiederei, per esempio, sarebbe difficile, io credo, nell'ASL 3 avere non so se ci sono in tutta la ASL persone, infermieri che hanno questo tipo di qualifica e in che numero, però sicuramente non sono a questo livello. Vi chiederei comunque di sapere, primo, quanti. Cioè, il decreto 77 parla di un infermiere di comunità ogni 3.000 abitanti. Quanto vicini o quanto lontani voi siete da questa popolazione? E così come gli obiettivi del decreto 77 è che gli infermieri di comunità riescano a soddisfare i bisogni del 10% per i prossimi anni, per il prossimo periodo, il 10% della popolazione fragile del territorio. E quindi vi chiederei
se voi avete questi dati rispetto al vostro territorio, quindi quanto riuscite a rispondere con l'egregio lavoro che mi sembra che stia venendo fuori dai vostri interventi. Ho una domanda online che si avvicina molto. Posso o la pongo dopo? Se si avvicina, falla pure. Francesco Colloca chiede se la situazione descritta, che è molto interessante, è la normalità nei vostri distretti o se per ora è una felice sperimentazione. Chiede anche se vedete criticità nel processo che dovrebbe allargare la diffusione di questo tipo di servizi e più in generale, eventualmente, quali altri possibili problemi per allargare tutta la filiera della medicina territoriale a monte e a valle del ruolo dell'infermiere di comunità. Infatti adesso diceva, direi che la mia prima domanda coincide con l'intervento di Antonio. Allora sì, comincio a rispondere a qualcosina. Allora, il decreto ministeriale 77 prevede dei parametri che possiamo definire giusti, corretti, un infermiere di famiglia ogni 3.000 abitanti. Ponendo che il distretto di Ventimiglia ha 60.000 abitanti, gli infermieri di famiglia dovrebbero essere 20. Oggi sono 13, ma se non ricordo male, più il coordinatore diventano 14 e potenzialmente dovrebbero arrivare almeno a 16, poi questo Roberto ce lo può confermare. Sulla SLUNO il progetto sta andando avanti con l'intenzione, e questa deve essere sempre un elemento fondamentale, l'intenzione di tutta la comunità, quindi di tutta la popolazione della provincia, della parte politica, della parte di direzione dell'azienda, ed è proprio qui che l'ultima nostra direzione, quella attuale, ha voluto espressamente portare avanti questo progetto, che ha non solo un inizio, ha avuto a Ventimiglia all'inizio di quest'anno 2023, ma è un progetto che non avrà una fine, cioè è un servizio nuovo che si porterà sempre avanti, quindi subirà come tutti gli altri servizi delle modifiche, integrazioni, magari carenze di personale, eccetera, però sarà un servizio che sarà portato avanti potenziandolo sul distretto di Imperia. Infatti è stato attivato sulla zona svantaggiata con 5 infermieri. La previsione è di assumerne dall'ultimo concorso fatto poco tempo fa altri 11 e portarci a 16 per allargare a tutto il distretto di Imperia, quindi fino alla fascia costiera. Sul distretto di Ventimiglia si sta aspettando il termine lavori di una palazzina nuova al Palasalute, dove avrà luogo in parte diciamo il distretto, che ricordiamoci, gli infermieri di famiglia fanno sempre capo al distretto sociosanitario territoriale. Okay? Quindi poi successivamente si attiverà anche questo percorso a regime su Sanremo. La previsione è quella di avere quindi 36 infermieri di famiglia su tutta la SLUNO, divisi 12, 12 e 12, per arrivare poi a 16 infermieri di famiglia, con un coordinatore per ogni ambito territoriale. Imperia saremmo 20.000. Questa è forse la prima parte della domanda. Se Cinzia vuole aggiungere qualcosa. Dunque, la domanda era relativamente alle risorse e poi diceva anche le criticità che si vede nel futuro. Non ho capito questo, dicevano, era anche questo che volevano sapere. E chiediamo conferma alla signora Maria Teresa. Sì, 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 direi che la domanda era. Sì, era credevo formale. Mi riferisse alla domanda di Antonio. La domanda era: volevamo sapere le risorse, più o meno quante risorse c'erano effettivamente. Sì, dicevi? La seconda parte della domanda di Francesco, a cui mi sembra che non sia stato risposto, in generale, quali possibili problemi al dispiegamento di tutta la filiera della medicina territoriale a monte e a valle del ruolo dell'infermiere di comunità? Beh, diciamo che è una domanda abbastanza difficile, no? Perché le criticità le troviamo strada facendo. Secondo il nostro punto di vista è necessario avere bene in testa da tutta l'equipe
E dicevo prima l'importanza della motivazione nelle direzioni generali delle ASL e nei supporter, negli stakeholder in generale, no? Della nostra salute. Quindi tutti, dalla politica, dalla comunità, dalle persone che afferiscono ai servizi, eccetera. È importante avere ben presente dove stiamo andando e cosa, quale obiettivo vogliamo raggiungere. Il decreto ministeriale 77 prevede tutta una serie di azioni, viene finanziato con i soldi del PNRR per la parte prevalentemente tecnico-strumentale e logistica, non di risorse umane. Quindi le risorse umane, questa è una criticità. Le risorse umane vanno trasferite da settori che possono, tra virgolette, passatemi il termine, essere depotenziati o meglio riorganizzati, per dare spazio alla medicina territoriale, dove ci sarà l'infermiera di famiglia, ci sarà la casa della comunità come primo punto di unico accesso del cittadino, dove il cittadino dovrebbe, sia il paziente cronico, ma sia il cittadino che ha bisogno di cure o di informazioni, accedere per ottenere tutta una serie di servizi socio-sanitari. Perché questa integrazione più spinta tra il servizio sanitario e il servizio sociale erogato dai comuni è un altro dei nostri obiettivi. Quindi le criticità poi piano piano salteranno fuori e un'altra criticità è sicuramente l'informazione sia interna, ovvero all'interno dell'organizzazione, sia esterna, ovvero verso i cittadini. Non tutti i cittadini riescono a ottenere l'informazione dei servizi che oggi sono loro disponibili. Questo è un altro punto fondamentale, no? Sì, questo è un Un muro grosso problema. che si crea. Sì, è un muro che si crea tra noi che offriamo dei servizi e il cittadino che non sapendo che questi servizi vengono offerti non riesce ad accedere. Magari ci sono dei servizi completamente gratuiti a disposizione del cittadino, possiamo anche solo pensare a tutti i servizi sociali di aiuto alla famiglia, di aiuto nel fare la spesa, nelle pulizie di casa, dei servizi invece sanitari come le infermiere di famiglia, che ancora devono trovare lo spazio adeguato nella testa delle persone per sapere che ci sono, che esistono. E questa sicuramente rappresenta una criticità. L'informazione interna, perché non tutti i nostri servizi sono consapevoli di ciò che il sistema sanitario e il sistema sociale può erogare, e quindi a volte sbattono o rimbalzano perché non conoscono al nostro interno quali sono tutti i servizi e poi l'informazione esterna. Il Grazie, fatto di io dare avevo un'altra l'informazione, domanda. questa dell'informazione è uno dei principali obiettivi di questo ciclo di conferenze che abbiamo messo in piedi. Proprio. Sì, grazie a voi, infatti, grazie, grazie per questa opportunità che ci date. C'era qui in sala l'altra domanda di Gianfranco Porcile. Grazie e intanto congratulazioni perché è un'esperienza concreta, un'esperienza reale che credo che possa davvero essere utile per il resto della Liguria, dove credo che questa cosa possa essere imparata dalla vostra esperienza e messa in pratica tenendo conto di diverse realtà locali. La mia domanda, non so, forse potrebbe essere fuori tema, ma mi perdonerete perché è un po' una mia fissazione. Io sono oncologo, facevo l'oncologo. Quando lavoravo in Piemonte nel 94, avevamo messo su quello che si chiamava l'ADO, assistenza domiciliare oncologica. Avevamo quattro infermieri e un medico che erano pagati da un'associazione di volontariato, quindi finanziamenti privati. L'associazione si chiamava Alba contro il cancro, poi ci davano a mano anche la Lega Tumori e seguivamo 16 pazienti, quindi ogni infermiera aveva quattro pazienti a testa e quindi andava di norma, una volta ogni 2 giorni a trovare il paziente, il medico invece andava su richiesta, su domanda. E la cosa interessante, la cosa secondo me molto bella, era che al mattino questo medico
lavorava in ospedale, quindi conosceva i pazienti quando erano in grado di arrivare in dei hospital, in ospedale, con le loro gambe. Quando poi questi pazienti non erano più in grado di venire in ospedale, quindi magari la situazione era peggiorata e quindi dovevano essere affidati alle cure domiciliari, la cosa che era secondo me molto importante dal punto di vista dei pazienti era che lo stesso medico che avevano visto in ospedale era quello che poi li seguiva a casa. Quindi c'era davvero una continuità di cura, una continuità assistenziale. Adesso, venendo un pochino invece a noi, quindi di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, quello che mi interessava è comunque, siccome la patologia neoplastica è, come sappiamo tutti, molto diffusa, siccome ci sono pazienti che guariscono ma che comunque devono fare i controlli, follow up, ci sono pazienti che invece dopo magari molti anni di cure peggiorano e poi muoiono di questa malattia, però c'è un problema di accessibilità, perché anche chi sta bene può andare in ospedale, nell'ASL 1 c'è l'oncologia a Sanremo, però se uno è in una valle interna del Ventimigliese credo che sia molto disagevole, molto lontano. La mia domanda era se esiste qualcosa, secondo la vostra esperienza, la vostra conoscenza, di assistenza per questi pazienti, ad esempio se voi avete in carico qualcuno di questi pazienti, se vi risulta comunque che ci sia qualcuno che segue la problematica, i problemi di queste persone che magari hanno delle esigenze ancora più importanti e più gravi rispetto a quello che può avere un paziente fragile o comunque che si cerca giustamente di non far peggiorare, di non far cadere nella malattia conclamata. Sì, grazie. Intervento e domanda anche questa molto interessante e impegnativa. L'ASL 1 Imperiese ha un'organizzazione con una rete di cure palliative che è aggregata all'assistenza domiciliare integrata. Quindi in tutti e tre i distretti ci sono tre equip di assistenza domiciliare integrata composta da 12 persone, di cui oggi due persone sono dedicate alle cure palliative. Queste due persone, per ogni distretto, due persone, parliamo di due infermiere. Sono tutti infermieri quelli dell'assistenza domiciliare integrata, poi ci sono un piccolo numero, uno, due o tre OS, operatori sociosanitari. Mentre per quanto riguarda le cure palliative abbiamo un medico a Imperia, proprio dedicato alle cure palliative, un medico a Sanremo, e questo poi mi aiuta Roberto se c'è anche il medico a Ventimiglia, questo non me lo ricordo. Lo confermo, sì, c'è un medico. Ecco, quindi c'è un medico anche a Ventimiglia. La dotazione prevede due infermieri Imperia, due a Sanremo, due a Ventimiglia, in collaborazione stretta con l'hospice che è a Sanremo, ma la previsione sì, è quella di organizzare le cure palliative con nuovi infermieri e a gestione centralizzata, sempre permanendo poi sui tre distretti, quindi su attività solo territoriali. Quindi a gestione centralizzata sulla rete di cure palliative che fa capo all'hospice. Poi abbiamo anche noi collaborazioni con alcune associazioni di volontariato che si occupano di... Sorridi con Pietro, è un'associazione di Imperia che si occupa di cure palliative in ambito pediatrico. E quindi qui è un altro campo che forse ci siamo dimenticati di dire prima, ovvero anche noi come ASL, come servizio pubblico, stiamo cercando collaborazioni con tutte le associazioni che vogliono investire delle risorse per il bene delle persone che popolano la comunità. E spero di aver risposto abbastanza dignitosamente alla domanda del collega. Sì, grazie di questa ulteriore risposta. Io qui in sala ho ancora due domande. La prima è qui dell'amico Tonino, sì, a cui passo la parola. Io ho quattro domande. Le faccio una per volta, va bene?
Allora, come siete integrati con i medici di famiglia della zona? Allora, rispondiamo subito una per volta, sennò poi a quest'ora la memoria... Sì, lo so, lo so. Allora, io rispondo per il distretto di Imperia perché pur essendo una slunica e stiamo cercando ovunque di uniformare tutti i percorsi, tutte le procedure, lo scambio di informazioni, eccetera, ci sono poi delle diversità dovute alla storia, alle persone che sono i professionisti, eccetera, eccetera. Sull'area dell'Alta Valle Roscia è molto più semplice ed è anche semplice se vogliamo far emergere le fragilità, perché le piccole comunità, se è vero che sono svantaggiate da un punto di vista territoriale, di distanza, di comunicazione, sono avvantaggiate da un punto di vista di conoscenza tra di loro. Quindi di solito sull'Alta Valle Roscia noi abbiamo in questo momento 3 medici curanti e quindi intervenendo con loro è molto più semplice che parlare con i 40 medici curanti che abbiamo sul distretto di Imperia in totale, no? Quindi assolto questa scambio di informazioni, il medico curante segnala le persone più fragili. Un altro fonte di segnalazione sono gli assistenti sociali del comune, anche lì è una persona sola, della riunione dei comuni, quindi facciamo presto, no? Da ottenere le informazioni delle persone che poi dovremmo andare a prendere in carico, eccetera. Poi all'interno del distretto sede di Pieve di Teco, dove abbiamo quella che oggi si chiama, diciamo, una sede SPOC, quindi collaterale, no? Al distretto centrale, che invece è nella città di Imperia, abbiamo anche lo studio del medico curante. Quindi noi lì abbiamo un servizio che già prevede un po' la casa della comunità, ovvero punto prelievi, medicina specialistica per alcuni ambulatori. Oggi abbiamo la cardiologia una volta alla settimana, il pediatra una volta alla settimana, poi abbiamo la consegna dei referti, abbiamo altri piccoli servizi e lo studio del medico di medicina generale all'interno, ovviamente in orari diversi, ma poi alcuni orari si sovrappongono e quindi la sede degli infermieri di famiglia è nella stessa struttura, quindi c'è una comunicazione molto veloce. Posso fare le altre? Ecco, com'è che controllate l'efficacia del vostro servizio? Allora, qui diciamo che l'efficacia del nostro servizio ha degli obiettivi definiti dal decreto ministeriale, che non sono semplici da poi rendicontare, no? Ovvero ottenere poi il riscontro effettivo che la nostra azione di assistenza con gli infermieri di famiglia e comunità abbia ottenuto un risultato sul benessere della salute. Uno di questi obiettivi che viene monitorato sono i ricoveri impropri in determinate fasce settimanali e questo viene fatto a livello centralizzato con un sistema informatizzato. Poi vengono anche monitorati un altro indicatore. Sono i ricoveri successivi dopo 30 giorni dalla dimissione. Quindi nei pazienti cronici, prevalentemente di 3 cronicità, quelle maggiori esistenti, cardiologiche, polmonari, endocrinologiche, diabetologiche, quindi queste 3 maggiori cronicità, noi seguiamo dei pazienti a domicilio che sono pazienti cronici da una parte, e quindi monitoriamo le riaccotizzazioni, gli accessi in ospedale, gli accessi in pronto soccorso e gli accessi dopo il ricovero nella fase acuta e la dimissione in ambiente protetto e poi a domicilio direttamente. E quindi, diciamo, basandoci su questi indicatori, sostanzialmente misuriamo anche la qualità dell'intervento. Ma non sono solo questi che ho detto, il discorso sarebbe molto molto lungo. Sì, immagino. Abbia pazienza, lo chiedo a voi, cosa sta succedendo nelle altre ASL? In che senso?
Allora, ASL 1, complimenti, sta facendo questo progetto che ho capito, poi fra l'altro in parte è nato anche nella Val Trebbia. Allora, in Val Trebbia c'è ancora questa attività o è scomparsa? No. Cioè, le altre ASL si muovono come voi oppure, boh, io lo chiedo a voi perché non lo so, ecco, proprio... Allora, è un progetto regionale. Quello immagino, me lo auguro. Sì, cioè è un progetto regionale. Io conosco alcune situazioni, non tutte, forse Cinzia poi ci può aiutare meglio di me su Genova, perché lei proviene da Genova, però sull'AS 4 hanno inserito da qualche anno, forse sono partiti un anno prima di noi, gli infermieri di famiglia e comunità, però hanno meno unità e non coprono ancora tutto il territorio. Diciamo che, considerando quello che ci siamo detti fino ad ora, ovvero che sul territorio gli infermieri rappresentano nel servizio sanitario, sono rappresentati all'interno del distretto da tre servizi che sono previsti, ovvero l'assistenza domiciliare integrata, le cure palliative territoriali, gli infermieri di famiglia e di comunità. Questi tre servizi sono presenti in forma diversa anche nelle altre ASL. A Chiavari, ad esempio, loro hanno una rete di cure palliative molto più strutturata della nostra, che lavora H24, cioè riesce ad andare a domicilio anche di notte. Hanno invece una rete di infermieri di famiglia iniziate prima di noi, ma con meno risorse in termini numerici, e l'assistenza domiciliare integrata che fa alcune cose, generalmente l'alta complessità assistenziale a domicilio. Quindi questo è un po' il panorama su Chiavari. Su Savona sono già partiti anche loro, in forma leggermente diversa, hanno potenziato di più gli ambulatori territoriali, mentre la rete di assistenza domiciliare integrata era già presente, e gli infermieri di famiglia, questo sinceramente non lo so. Su Genova lascio la parola a Cinzia. Su Genova, anche se appunto io non ho lavorato nell'ASE 3, però diciamo l'esperienza Consenso era stata una bella esperienza, e allora era iniziata un'esperienza con pochi però infermieri di famiglia e di comunità. Finita l'esperienza Consenso, di fatto che io sappia al momento non diciamo così, sono in attesa di probabilmente iniziare un'esperienza, però per adesso credo che risorse ce ne siano praticamente zero, da quello che io sappia, cioè non ancora. L'idea c'è, quello che c'è di positivo è che avendo da poco iniziato l'attività un direttore sociosanitario infermiere, che è la Isa Cevasco, sicuramente sensibile a questi temi, probabilmente secondo me cambieranno le cose anche in ASL da questo punto di vista, perché so che diciamo sicuramente anche il vecchio direttore sociosanitario, perché avendo una direttrice sociosanitaria infermiera, probabilmente le cose spero che cambieranno in questo senso. Faccio l'ultima domanda, scusatemi. Altre domande? Sì, no, l'ultima la finisco, la faccio a Roberto. No, anche perché, come dicevamo, io sono viaggio da quando sono qua con gli autobus, sono le 7, sono ancora in ufficio e vorrei tornare a casa. Vabbè, abbiamo finito, ho finito. Sì. Allora, la faccio a Roberto in particolare. Allora, io sono stato affetto da una riduzione del campo visivo 2 o 3 giorni fa, sono andato dalla mia dottoressa, mi ha prescritto un esame oculistico del campo visivo, sono prenotato per il giugno 2024. Chiedo a Roberto, sono nella sua ASL e viene, mi ha in carico, come me lo risolve il problema? Guarda, dobbiamo riflettere su questo. A un paziente te lo devo dire, non lo so, ci vuole, adesso non voglio dirlo, e dillo. Si dice CO, nel senso, a un paziente sono arrivato a prendermi l'impegnativa, andare io su Prenoto Salute, no? Perché alla fine non c'erano più strade e ho avuto la botta di
Va bene, ho capito. Va bene. Che c'era la visita per il giorno dopo. Se vuoi, magari sono fortunato, ti mandi l'impegnativa. Vengo da te. È proprio notartela. Vabbè, dovremmo lavorare su queste cose qua. Prima. Lo so, guarda, è quello che dicevo prima, che ma neanche a pagamento adesso dentro di presto le visite. Ecco, grazie di questa risposta. Io ho un'ultima breve intervento di Bruno Piotti, che penso che possa concludere, salvo ulteriori richieste, il nostro incontro. Ecco, Bruno. Dunque, io sono un medico in pensione e un medico di sanità pubblica. E prima di tutto, molti complimenti. Mi associo ai complimenti degli altri che sono intervenuti prima. La vostra esperienza mi pare veramente significativa, importante. Tenetela da conto, preservatela, perché è preziosa per ovviamente tutto il resto delle ASL. E però mi domandavo mi facevo una domanda in particolare rispetto al fatto che un mese fa circa abbiamo incontrato tre medici. Uno, San Pietro, è stato un dirigente dell'ASL 3, l'altro è un medico di medicina generale che potremmo definire giovane, il terzo invece è un medico di medicina generale in pensione che invece aveva molta esperienza. E perché cito questa cosa? Perché effettivamente che cosa succede? Che viene fuori dalla loro testimonianza e dai loro dati che abbiamo qui nella ASL 3 di Genova 451 medici di medicina generale, e di questi 451 medici di medicina generale apparentemente non ce n'è manco 1, 2, 3, 4, 5, 10 che stanno in una casa della comunità. Cioè il massimo dell'organizzazione che si sono dati questi 451 medici è quella di fare della medicina di gruppo, che in altre parole vuol dire avere aggiustamenti amministrativi per segretarie e sostituzioni nel momento di malattia o nel momento delle ferie. È evidente che con un tale livello di frammentazione e di individualità dei medici nella ASL 3 sarà difficile intravedere quando verrà il momento del coordinamento e della capacità di mettere in atto gli obiettivi del decreto 77. Mentre voi invece avete dimostrato che in una parte siete andati avanti. Ora, ovviamente no, non posso fare a voi una domanda che è impossibile fare a voi, che è quella come stanno messi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta in generale. La domanda è stata fatta anche dall'amico che mi ha preceduto, però quello che voglio mettere in chiaro è che, come dimostrano le esperienze che hanno dei risultati anche da un punto di vista proprio dell'efficacia, degli indicatori molto buone, molto significative, e che ancora una volta stanno in Emilia-Romagna e in Toscana, è il coordinamento l'asse fondamentale. E come diceva giustamente il dottor Severino, c'è una triade, ci sono gli operatori, ci sono gli assistenti sociali e il comune, e c'è la popolazione, c'è la comunità, c'è l'associazionismo, c'è il volontariato. Se questa triade non si mette in un posto, non pensa di coordinarsi e di programmare, quando mai sarà possibile ad una parte solo delle tre piedi che sono necessari, che sono questi tre che ho elencato, far fronte ai bisogni della cittadinanza? Qua a Genova siamo piuttosto malmessi, come è emerso un mese fa dalle testimonianze dei medici che sono venuti qua. Lì mi auguro che le cose stiano un po' meglio, ma è quello che voglio, così, se vogliamo, enucleare come domanda, è questa triade di cui il dottor Severino faceva menzione.
come potete, come dire, incentivarla, o come vi aspettate che qualcosa capiti di buono e di positivo, perché la vostra esperienza non rimanga un piede che cammina in una persona che deve avere almeno due piedi, e poi nel caso della casa della comunità i piedi devono essere tre per camminare bene. Grazie. Vi ringrazio il collega, perché ha fatto emergere uno degli altri problemi che sono un pochino storici. E diciamo che anche in Peria questo problema esiste. Da noi più che le aggregazioni ci sono le AFT, cioè ci sono le AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, dove i medici si mettono insieme, condividono lo studio, a volte si sostituiscono a vicenda, eccetera. Però vere e proprie collaborazioni, come dovrebbe essere all'interno della casa della comunità, su Imperia non ci sono. Qualcosina stanno sperimentando su Ventimiglia con Roberto, e lì nascono poi le problematiche. Però io voglio solo raccontare la nostra esperienza durante il Covid, dove ovviamente il sistema sanitario da una parte, l'ospedale, il territorio, i distretti, i medici curanti dall'altra, tutti noi siamo stati impreparati. Nella fase successiva sono arrivati i vaccini, abbiamo lanciato questa campagna vaccinale enorme con dispiego di forze, ma all'interno di questa campagna abbiamo cercato di tirare dentro tutti i medici curanti, eccetera, e sono venuti a lavorare da noi all'interno. Abbiate pazienza, io bisogna che me ne vado, perché sennò veramente arrivo veramente troppo tardi. Abbiate pazienza, vi ringrazio. Noi. Grazie, ciao. Cinzia. Ciao, arrivederci. Ciao, Cinzia, grazie. Ciao. E allora dicevo, durante la campagna, che è stata enorme perché ha coinvolto tutta la popolazione Covid, noi abbiamo tirato dentro, ma non noi, è stato un sentimento condiviso da tutti i professionisti della salute, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, chiunque, quelli dell'ospedale, del territorio, quelli, i medici curanti, gli amministratori, eccetera. Li abbiamo tirati dentro i distretti a fare le vaccinazioni, e li abbiamo così coinvolti. Lì abbiamo lavorato fianco a fianco, e da lì abbiamo costruito delle relazioni che proseguono, di fiducia reciproca, sulle quali forse tutti noi dovremmo puntare per cercare di ottenere un risultato moltiplicato di un gruppo invece che di singole forze. È un po' questo la nostra filosofia, no? Un po' di essere ottimisti da una parte, e dall'altra parte di cercare di coinvolgere, e anche di coinvolgere le persone che sono meno convinte all'inizio. Lavorando insieme, tutti insieme, ci si conosce, forse si ottiene un risultato maggiore. Ecco, grazie ancora di quest'ultimo intervento, di queste ultime indicazioni, che anche noi a Genova avremo bisogno di cercare su queste di riflettere, e di per quanto possiamo fare delle riflessioni con gli operatori infermieristici di delle professioni sanitarie, quindi anche di genovesi. Ed è possibile che faremo, come dicevo all'inizio, altri incontri nel prossimo anno, e forse questo tema varrà la pena di metterlo a fuoco nella realtà genovese. Abbiamo persone esperte, abbiamo persone ancora in servizio oppure che non sono più in servizio, che ci possono dare indicazioni in questo senso. Allora io ringrazio veramente tutti, ringrazio anche Cinzia che è dovuta scappare, ringrazio i relatori, e se vuoi Antonio il comunque, quindi allora saluto tutti, buon lavoro a tutti voi e a tutti noi, e alla prossima occasione. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti.